anni. Grazie. Grazie. Festeggiamo 10 anni di questa realtà e già soltanto guardandovi, guardandoli, c'è tanta storia. In 10 anni come avete iniziato? Se vi aspettavate un viaggio così interessante, costellato di tanti lavori diversi e soprattutto quali sono le tappe fondamentali? Abbiamo iniziato dopo un viaggio a Londra, eravamo andati a vederci un concerto a Londra, entrati nell'ennesima libreria dopo aver preso in mano l'ennesimo libro in inglese sull'ennesimo gruppo che ci piace, abbiamo realizzato che in Italia questi libri non c'erano. E abbiamo detto proviamo, facciamo il tentativo, vediamo di portarli noi, insomma alla fine lavoravamo già in maniera diversa in un ambito editoriale, quindi diciamo, sapevamo 2 o 3 cose, di musica siamo appassionati da sempre e sappiamo valutare un libro buono o meno per appunto per quello che ci dà in quanto appassionati, e ho detto facciamo questo tentativo che siamo partiti, ci abbiamo messo in realtà il concerto famoso era nel 2006, ci abbiamo messo tutto il 2007 per studiare, capire come comprare i diritti, come acquisire, come proprio impostare il discorso casa editrice. Non avevate condizione prima? Vaga. Diciamo che avevamo lavorato in ambito editoriale a vario titolo, però mettere in piedi una casa editrice è una cosa diversa, bisogna comunque, cioè la nostra intenzione era comunque quella di prendere le cose nel modo più serio possibile e di organizzarci nel modo come dire più adeguato possibile, quindi questo ha richiesto tempo. Noi festeggiamo quest'anno il 10° anniversario perché abbiamo deciso di prendere come punto di partenza, come punto di riferimento, l'uscita del primo libro, che era Moshpit, violenza sotto il palco. Siamo partiti subito con un titolo che nessuno avrebbe mai fatto, programmatico per far capire esattamente chi siamo. C'è. Scusate se esco dal campo, ecco qua, questo è il primo libro di Tsunami, uscito a giugno del 2008. Quindi. E il palco, anzi sotto il palco è anche la location di vostra prima diffusione, perché appunto eravate i primi in assoluto a parlare di determinate cose, in Italia perlomeno, a portare un libro su determinati temi, e la libreria preferita era la sala del concerto. Praticamente sì. Banchetto. Abbiamo cominciato a cercare di fare i banchetti. Primi in assoluto, in realtà ci sono stati altri editori che facevano magari il libro sui Metallica, il libro sui Guns N' Roses, no, sul gruppo grosso, il libro Spot. Noi siamo stati i primi ad avere come linea editoriale l'hard rock e heavy metal. Lì diciamo una tracklist. Esatto. Facciamo quello e solo quello. All'inizio era così. Poi inevitabilmente devi cominciare ad anche ad allargare il campo, perché come dire, anche noi abbiamo il mutuo di casa da pagare, le bollette da pagare. Vabbè, poi banalmente, però, se vuoi continuare a fare libri sul metal underground, che sono quelli che noi vogliamo fare assolutamente, fai anche altre cose. Che comunque noi abbiamo sempre un approccio alla musica, se mi passi il termine, da appassionato e non da paraculo. Cioè non è che abbiamo fatto un libro sul rap, però non abbiamo fatto un libro sul rap che è sulla trap, che è il rap che va in giro, che va adesso sul rap italiano. Abbiamo fatto un libro sull'hip hop statunitense diviso in 2 volumi per giunta, che va dagli anni 70 fino agli anni 2000, quindi comunque un libro che mancava e curato e come approccio Tsunami. Cioè, comunque l'impatto è quello, l'impianto è quello. A proposito di approccio Tsunami, voi avete degli unicum assoluti sia negli autori, cito Giovanni Rossi che ha un metodo proprio di più che di scrittura, quasi di ricerca. Sì, assolutamente. Inedito. È un buon ricercatore. È un bel ricercatore e produce e ha prodotto per voi, per esempio, un libro su Nine Inch Nails, anzi, su Trent Reznor, che è un po' la stessa cosa ma un po' molto diverso. Unico nel mondo? Sì. Allora, su Nine Inch Nails esisteva un libro uscito nel 94-95. E quindi è molto parziale. Certo. Sì, ma poi è uscito proprio il classico instant quando i Nine Inch Nails iniziavano ad avere, forse il 96, non mi ricordo più l'anno preciso, 90, metà anni 90, quando hanno fatto il botto, allora hanno fatto uscire questo libro in America, ma non è mai uscita una biografia ragionata come quella che ha fatto Giovanni. 3 anni di ricerche, 2 anni e mezzo, 3 di ricerche, solo per il materiale, per la stesura, ritagli, interviste, stralci, pezzi di intervista, può essere anche frammentario a una lettura, voler leggere quel libro in maniera classica, però tu ripercorri con quel volume tutta la vita
di un prima bambino che è nato in un confine della mappa, che vuole poi entrare nel mondo della musica facendo poi quello che fa un bambino piccolo, e poi cresce. Giovanni in realtà sa rendere molto organica questa sua ricerca di materiale quando stende, per esempio quando ha fatto la biografia di Roger Waters, che stiamo vedendo. In tanti dicono che si legge come un romanzo, cioè sembra un'autobiografia da come è scritta, fluida, perché Giovanni ha questo dono, questa, per fortuna sua e nostra, fa dei bei libri. Noi siamo i primi fan di Giovanni Rossi in assoluto e siamo fierissimi di averlo come autore di punta alla fine. Sì, abbiamo... sono uno, due, tre, sono quelli che vedo in questo momento sul banco. Sì, poi c'è tanti altri. La biografia di Mike Patton, anche quella unica al mondo. Ha fatto la biografia insieme a Keith Walken, la biografia delle Strozze e Menor Gaiten, ha fatto un libro sulla musica industriale, adesso uscirà il mese prossimo con la biografia ufficiale di Disciplinata, che sono un gruppo italiano storico degli anni 80-90, curata da lui. Quindi, ha curato l'autobiografia di Claudio Simonetti, anche questo nome storico del progressive italiano e del cinema, se vuoi, anche visto che curato quasi tutte le cose sono definite dall'argento, diciamo da Profondo Rosso in poi. Ma Tsunami ha anche titoli come Heavy Metal nel Signore degli Anelli. Sì. Quindi non è soltanto biografie focus, ma anche antologie, possiamo dire. Sì, saggi, noi facciamo molti saggi, sì. Facciamo molti saggi, abbiamo una collana dedicata ai saggi che c'è, per esempio Lords of Chaos, che è sicuramente il nostro, diciamo, libro più noto, quantomeno, cioè più il nostro punto di riferimento, la nostra, come dire, il nostro biglietto da visita, ma siamo credo a quasi 20 titoli in questa collana, per cui abbiamo, siamo occupati del metal svedese, del black metal nazionalsocialista, del rock nei paesi comunisti, insomma abbiamo spaziato molto, tra l'altro con direi una buona percentuale di libri prodotti da noi, quindi non traduzioni, ma proprio siamo andati a colmare quelli che secondo noi erano dei vuoti da riempire. A volte idee nostre, a volte idee degli autori che ci vengono proposte, però sì, comunque l'idea è proprio quella di dare una panoramica su determinate scene, determinati ambienti, sottogeneri, generi non calcolati ovviamente se non dagli appassionati, e quindi è casa nostra, è esattamente la roba nostra. Beh, quindi prima di chiedervi i progetti futuri, che un po' ce l'avete raccontati, tra pochissimo ci sarà la Fiera del Libro di Torino, poi siamo immersi nella stagione delle fiere, quindi ogni settimana ce n'è una, e quindi il vostro corpo deve essere anche bello pronto, prima di una tournée mondiale. E come appunto scegliete i progetti e quali sono i prossimi ad arrivare sulla spiaggia, dato che Tsunami è il vostro nome? Come li scegliamo? Tanta attenzione a quello che esce all'estero, tanta curiosità da parte nostra in quanto appassionati, cioè alla fine io ritorno sempre lì, però il concetto veramente base è quello. Ascolto un genere o seguo un gruppo e mi chiedo perché non è stato pubblicato niente, se lo chiede lui, ci confrontiamo, vediamo che cosa succede all'estero, se c'è qualche gruppo di cui si parla o valido che ha fatto uscire qualche cosa di nuovo in quanto, come dire, che ha detto qualche cosa di nuovo, di cui si può parlare o su cui è uscito un libro. Cerchiamo sempre di tenere tutto monitorato e a volte le idee ci vengono magari ascoltando un disco. Il libro sul black metal nazionalsocialista, ascolti un disco di Burzum e dici: ma perché nessuno ha mai fatto un libro che parli di questa cosa qui? E ti viene il flash, trovi le persone e lo fai. E poi ci propongono titoli, ovviamente. Fortunatamente c'è gente che ci propone. Anche una componente importante di cose che ci vengono proposte e che spesso forse no, ma varie volte poi trovano una loro collocazione finale in libreria grazie a un lavoro che dura spesso mesi, ma che alla fine per certi versi forse è anche quello più soddisfacente, nel senso che sì, trovi un bel libro, lo traduci, sei contento del fatto che la traduzione è venuta come la volevi tu, magari curi l'edizione in un modo più ricercato, ci provi quantomeno, di quello che hai avuto in mano come originale. Succede spesso quando magari si prendono titoli da piccolissimi editori, che magari, o addirittura editori che nascono per produrre quel libro e poi finisce, cioè, diciamo, di circostanza. Però è chiaro che partire da un foglio bianco e mettere in piedi un progetto editoriale fino ad arrivare al libro finito
e magari, come ci è successo per un paio di titoli, arrivare anche a venderlo all'estero, è una cosa che ti dà una soddisfazione enorme. Benissimo. Diciamo che non si fanno tanti soldi con questo lavoro qua, però di soddisfazione se ne possono levare. Beh, come con la musica. Esatto. Sì, quella che vive. Io finisco come ho iniziato. Tanti auguri. Grazie. 100 di questi giorni almeno. Grazie a te, grazie a tutti quelli che ci supportano, esatto, e comprano i nostri libri. Ci vediamo alla prossima fiera o in libreria. O a qualche concerto. Ci trovate spesso lì. Grazie. Ciao, grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie. E via.